Ci troviamo con Rosa Spera, presidente della FIDAPA. La FIDAPA appunto è molto vicina alle donne, valorizza la cultura, valorizza i talenti delle donne, la creatività, il lavoro. Ci parli un po' di questa mission così lodevole. La FIDAPA è un'associazione nazionale e internazionale. A livello nazionale ci sono circa 11.000 iscritte e diciamo che ci sono 7 distretti in tutta l'Italia. È un'associazione che valorizza la donna nelle arti, nelle professioni, dal punto di vista economico, sociale e in tutti gli ambiti, diciamo. Quindi lo scopo fondamentale della FIDAPA è la valorizzazione della donna in tutte le sue sfaccettature. È importantissima questa associazione sul territorio a Rio Nero, esiste da 20 anni, e quello che noi vogliamo sottolineare è l'importanza di questa associazione e anche la valorizzazione dell'associazione e del territorio, perché è molto importante oggi come oggi, è quello, lo scopo fondamentale è quello di come dire, cooperare, collaborare con altre associazioni, perché oggi come oggi, non da soli non si va da nessuna parte, per cui è fondamentale collaborare e fare costituire una rete per valorizzare il territorio e anche la nostra regione, ovviamente. Progetti futuri di questa vostra attività? Diciamo che abbiamo molti progetti da realizzare e ci teniamo tantissimo, perché vogliamo dare visibilità a questa associazione che è molto importante anche a livello nazionale e far percepire alla nostra popolazione, al nostro territorio, al nostro Rio Nero l'importanza di questa associazione, così come lo è veramente, perché effettivamente noi qui sul territorio a volte non ci rendiamo conto di questa potenzialità che noi abbiamo sul territorio, mentre se usciamo al di fuori della nostra realtà si percepisce e si tocca con mano l'importanza di questa associazione. Quindi questo ci preme a noi, dare visibilità, molta visibilità, insomma. Una domanda un po' più sul personale: come vive il suo ruolo da presidente come donna? Allora, io dico che fondamentalmente l'umiltà è alla base di tutto, quindi o presidente o socia o vicepresidente, per me non ha nessuna importanza. L'importante è dare importanza, validità a questa associazione e soprattutto questo è possibile con la cooperazione e il contributo, la collaborazione da parte delle altre socie, senza le quali tutto potrebbe crollare, quindi non avrebbe nessuna importanza questo. Grazie. Buonasera a tutti, sono felice questa sera e lieta di trascorrere questa serata insieme a voi, vi ringrazio per la partecipazione, nonostante le condizioni climatiche avverse, però questa vostra presenza ci rincuora e veramente mi fa veramente felice. Ringrazio tutti voi presenti, ringrazio l'autorità del sindaco, le socie e tutti ovviamente. L'iniziativa era partita da parte della FIDAPA, poi chiaramente siccome sul territorio ci sono delle valide associazioni abbiamo preferito collaborare e quindi dare rilevanza a tutte le associazioni, perché per quanto mi riguarda sul territorio l'importante, molto importante per me la collaborazione, oggi come oggi bisogna fare rete, collaborare, perché non ha senso coltivare il proprio orticello, o quantomeno ci sono i momenti opportuni durante i quali alcuni possono coltivarlo tranquillamente, altri poi ovviamente è necessario, è importante collaborare. Volevo semplicemente ribadire alcuni concetti fondamentali della FIDAPA, quali sono, perché è un'associazione molto, non perché faccio parte io di questa associazione, è un'associazione molto importante alla quale bisogna dare veramente rilevanza. Forse non su tutti i territori c'è questa consapevolezza dell'importanza di tutte le associazioni, per carità, voglio dire. Quindi mi preme sottolineare alcuni aspetti fondamentali della FIDAPA. La FIDAPA, diciamo che è un'associazione a livello nazionale e internazionale, è formata da 11.000 soci.
Lo scopo fondamentale qual è? È quello di promuovere e coordinare le iniziative delle donne che operano sul campo nelle arti, nelle professioni, negli affari, valorizzare le competenze, la preparazione delle socie, indirizzandole verso attività sociali e culturali. Altri scopi fondamentali, qua non bisogna minimizzare, sono quelli di incoraggiare le donne in un continuo impegno, nonché in una consapevolezza a partecipare alla vita sociale, amministrativa, politica. Essere portavoci delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni, degli affari presso istituzioni nazionali e internazionali. Adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che del lavoro. Favorire rapporti amichevoli, reciproci, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le persone di tutto il mondo. Oggi è molto importante, diciamo che la giornata l'8 marzo è una giornata molto importante per le donne. Diciamo che l'importanza delle donne c'è sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, però forse ogni tanto, è vero che è una data un po' scontata, però ogni tanto forse fa bene, come in questo momento, visto che non ci sono momenti di collaborazione, socializzazione, quindi questo è anche un momento di confronto, di socializzazione, poiché veniamo da un periodo molto particolare e viviamo tuttora un periodo particolare, lo sappiamo tutti. Allora, la città di Junero si stringe al fianco delle donne per sostenere i loro diritti e l'8 marzo dà il via a iniziative volte a lanciare un messaggio di solidarietà e speranza a chi vede quotidianamente violati i propri diritti. È un'occasione della giornata dedicata alla donna. Siamo qui in prima linea per dare voce a coloro che subiscono violenza in tutte le sue forme, sia in quella fisica che in quella psicologica. Scusate l'emozione, sto un po' emozionando, però vabbè. Allora, quest'anno il nostro pensiero va in particolare alle donne ucraine, le quali sono vittime collaterali di una guerra di potere nato da vari contrasti. Molte di loro sono da anni nel nostro territorio, nel nostro paese, sono le nostre vicine di casa, le madri dei compagni dei nostri bambini, sono le badanti dei nostri anziani. A tutte loro diamo il nostro sostegno con affetto e vicinanza. E come diceva Madre Teresa di Calcutta, dedicato alle donne, in particolare a queste donne ucraine, ma a tutte le donne, tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni, però ciò che è importante non cambia. La tua forza e la tua convinzione non hanno età. Dietro a ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro a ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti, anche se tutti si aspettano che abbandoni. Fai in modo che, invece di compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non fermarti mai. Bravo. Amor camullamato, amor perdono. Lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto. Ma io ero già sposata con Mohamed, che aveva 40 anni più di me. Mohamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato, almeno non hai baffi. Mia cugina è stata più sfortunata. Il suo aveva pure la barba.
sposata a 13 anni e ha avuto 13 figli. Mia madre mi ha detto: segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai che la vita passa presto presto, come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato, mentre il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Ogni giovedì al mercato di Tabriz ci vedevamo su un letto di damaschi e sete preziose. Tutte mi chiedono: come morire sotto una pioggia di pietre? Il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma e diventa tutto buio. Ma quello che veramente mi ha ferita è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese. Forse volevano il bis, ma io ero già sepolta. C'erano pure mio padre e mio fratello ad applaudire. Tutti mi chiedono: com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene. I parenti le spannano pure per la tomba. Ma anche sotto tutte le pietre del deserto di Gansar, nessuno potrà mai togliere il mio amore dagli occhi di gatto.